Allora, andremo arricchendoci a partire da oggi di nuove rubriche in corso di Radio Città. Partiamo con la prima di una serie che è legata all'editoria romana. Quindi da oggi, ogni martedì, noi avremo collaborazioni con l'editoria romana. Naturalmente andremo a cercarli e andremo a parlare delle loro attività. Iniziamo oggi con un editore che ci sta molto a cuore, sentirete anche perché. Si chiama Giulio Perrone. Perrone, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Buongiorno. Dunque, ci sta a cuore l'editore Giulio Perrone perché? Perché mette in guardia anche tutti coloro i quali avessero un manoscritto da consegnare o tutte le varie iniziative letterarie da coloro i quali poi le stesse potrebbero sfruttare. Ecco, ce lo racconti lei, Perrone. Ma il punto è semplice, secondo me, cioè è molto importante che gli autori, anche per un rispetto del loro lavoro letterario e quindi di quello che hanno scritto, che sia poesia o narrativa, siano un po' attenti ad alcune proposte editoriali particolari che gli possono arrivare. Sostanzialmente il consiglio è semplice: non pagare mai per pubblicare, quindi non sottostare a nessuna richiesta che qualsiasi editore faccia che preveda un contributo economico da versare da parte dell'autore, che poi solitamente significa acquistare 50, 100, 200 copie del proprio libro da pubblicare. Ecco, bisogna trovare una casa editrice, piccola o grande che sia, che decida di investire quello che può, ma di investire effettivamente sul libro che pubblica. Ecco, parliamo della sua casa editrice nello specifico, di Giulio Perrone Di Paolo. Di Paolo, ecco, di cosa si occupa, qual è la missione, insomma, della sua casa editrice? Ah, noi ci occupiamo da sempre anche di narrativa italiana. Questa è stata una cosa che abbiamo seguito sin dall'inizio del lavoro della casa editrice, quindi di cercare di scoprire autori italiani interessanti, fra i quali c'è stato anche Paolo Di Paolo, che lei ha citato, e che dopo aver fatto due libri con noi, adesso quest'anno poi siamo contenti uscirà addirittura con Feltrinelli, quindi ha fatto un percorso importante, così come anche Giorgio Nifini, che quest'anno probabilmente con il suo romanzo pubblicato con Fazzi sarà forse nella selezione dello Strega, ed è un altro autore che è esordito con noi. Ecco, noi cerchiamo di fare proprio scouting, di lanciare degli autori italiani e poi di cercare anche di portarli ad arrivare alla grande editoria. Dopodiché ci occupiamo anche di classici, ci occupiamo anche di poesia e abbiamo anche avuto la fortuna di collaborare, di lavorare con grandi autori italiani, tra cui Dacia Maraini, Ugo Riccarelli, Lidia Ravera, Sandra Petrignani, eccetera. E infine da poco ci occupiamo anche di saggistica universitaria con una collana dedicata, e poi fa parte anche del nostro progetto, oltre alla parte editoriale, anche un lavoro di formazione, quindi periodicamente organizziamo anche laboratori di editoria, di scrittura, di giornalismo culturale. Insomma, ci piace pensare l'editoria e la casa editrice come uno spazio non chiuso ma aperto alle contaminazioni, al confronto sia con gli autori che con i lettori. Dicevo, nell'accoglierla, che è una mia volontà di iniziare una serie di rubriche partendo proprio da quella editoriale sui libri. Perché? Perché ritengo che se noi riusciamo a portare un lettore neofita a un libro, abbiamo raggiunto un grande risultato, per un motivo molto semplice: perché renderemmo migliori tutti coloro i quali dovessero percorrere questo sentiero. E quindi ecco che iniziamo con lei su, per esempio, quali possono essere i consigli anche in un metodo di lettura, nella scelta di un libro, del come usare i tempi per poterlo consultare. Ecco, qualche consiglio da parte sua. Ma nella scelta, secondo me, bisogna certe volte anche semplicemente lasciarsi guidare da un proprio percorso che si fa vagando per la libreria. Una delle altre possibilità, secondo me, è quella di riuscire a recuperare ancora alcune piccole librerie che lo fanno, ci sono, un rapporto con il libraio che possa consigliare dei libri, seguire alcune rubriche che esistono, penso, non lo so, a quella anche di Brunella Schita sul Venerdì di Repubblica, che sì, secondo me dà dei buoni consigli, sì, oppure altre che comunque sono presenti sui giornali, oppure affidarsi anche, perché no, ai consigli degli altri lettori. Per esempio, ormai su internet, sia su Facebook ma anche su Anobbi, che è un altro gruppo di lettura molto ampio, c'è la possibilità di ascoltare anche i consigli di chi ha letto i libri, quindi il parere direttamente dei lettori. E questo è interessante perché si crea un interscambio dove si può essere anche protagonisti delle proprie letture e dei propri consigli e riceverne degli altri. Quindi io credo che per scegliere ci si può orientare in questo modo. Dopodiché il metodo non saprei, nel senso che un po' il percorso che si va a fare è un percorso sempre personale nella lettura, quindi io credo che bisogna lasciarsi guidare dal proprio istinto e anche dai propri gusti, e certe volte addirittura avere
anche il coraggio di abbandonare un libro se non ci convince, ecco, per continuare verso altre letture. Bravo. Non bisogna rimanere per forza vincolati a dover finire un libro se ci blocca, insomma. Bravo, ha detto una cosa che io ambivo, lei dicesse: un libro si può anche abbandonare, non è un delitto. Un libro che non ci coinvolge si può abbandonare. Io, che sono un lettore abbastanza scafato, ecco, molte volte, per esempio La pastorale americana di Philip Roth, io l'ho vissuto come un lavoro, no? Ecco, sarei stato tentato molte volte di abbandonarlo, poi però ha vinto la mia voglia di andare fino in fondo, perché lo ritenevo meritevole, e è un libro che poi mi ha arricchito. Per dire, però, ci sono stati tanti altri che io ho abbandonato serenamente, perché erano dei tomi non interessanti. Quindi un libro si può anche abbandonare. No, ecco, no, e quindi mi fa piacere che l'abbia detto un editore, quale Giulio Perrone infatti è. Ci ho detto adesso un'espressione della sua casa editrice, un titolo che possiamo consigliare, Perrone? Guardi, è uscito recentemente un libro a cui teniamo molto, che è una piccola chicca, perché è un libro conversazione con Gabriel García Márquez, che è forse uno dei più grandi scrittori contemporanei a livello mondiale, ed è un libro che è uscito da un paio di settimane, si intitola Lo scrittore nel labirinto di ogni giorno, ed è un libro che per gli appassionati di Márquez, ma non solo, può essere una lettura anche godibile, che però arricchisce. Bene, la ringraziamo e avremo modo anche di risentirci. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Grazie a lei, Giulio Perrone.